Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Curio 93. Oggi sono in compagnia di Bebbo 92, uno scarsone, sto scherzando, un mio compagno di avventure su zombie. Saluta Bebbo. Ciao a tutti da parte di Bebbo. Allora, oggi partiremo con la nuova mappa Origins. Siamo sito Scavi 64, quindi la nuova mappa zombie che Black Ops, che la Treyarch ha lasciato per provarla, cioè per provarla come DLC, quindi la proviamo subito anche noi, andiamo su Avvia Partita. La faremo in due ragazzi, saremo solo io e Bebbo, dovremmo diciamo conoscere un pochettino la mappa, vedere un pochettino il tutto, capire quali sono gli easter egg, ci ritroviamo in faccia. Speriamo di sopravvivere. Sì, speriamo di sopravvivere, come potete vedere dalla copertina ci sono Richtofen, Maxis, tutti, sì Maxis ragazzi, Nikolai, Dempsey e Takeo che sono tutti giovani ragazzi, sono ringiovaniti raga, nel 1918, dai partiamo subito, allora vediamo un pochettino la mappa. Perfetto, allora, come potete vedere già la pistolina, abbiamo già una pistolina diversa ragazzi, questa specie di pistolina che utilizzavano, gli ufficiali tedeschi. Allora, Bebbo, se non sbaglio... te l'ho detto. Allora, se non sbaglio dovresti prendere questa pietra. Questa pietra serve per attivare la canzone, se non ricordo male. Il suono della canzone. Allora, se guardi, se tu ti metti a guardare... Se tu ti metti a guardare, i zombie sono con gli occhi rossi, Bebbo. Ah sì? Sì sì, sono ritornati con gli occhi rossi. Ma Wolf the Dead. Esatto. Sono versione, Maxis. Sono vecchi soldati, raga. Non so dove ci troviamo. Adesso non mi ricordo che pezzo dobbiamo prendere. Beh, c'è un pezzo che mi ha fatto vedere mio fratello che dobbiamo prendere. Guarda qui sotto. Ah, via, ammazzatene qualcuno anche tu. Cosa stai facendo? Zio, non morire, mi raccomando. Deve essere apparito il microfono o roba del genere, perché stai fermo. Zio, non morirne, eh. Non morire. Ammalarsi. In poche ore sono diventati come loro. Morti viventi. Zio, stai facendo la sega. Il nemico comune. Ah ragazzi, dai, andiamo, continuiamo. Ok, vai tra. Io cerco di difendere. Più quello che posso fare è ti difendo. No, ti sei? Perfetto, allora non mi ricordo adesso, dobbiamo attivare questo cazzo di coso. Che non mi ricordo come si attiva però. C'è un modo. No, non di quicker vai. Questa lava di queste. Le vedi tubi più con cose in vetro, sto qua. Ah, sì. Dobbiamo attivarlo, non so come, non mi ricordo come. Oh, aiutami! Facciamoci un po' di punti, zio. Ok, perfetto. Bella la voce. Troppo figa. Vai, uccidilo tu che ti fai un po' di punti, zio. Che altrimenti rimani senza e ti incula una pressione. Allora, se non ricordo male, dobbiamo attivare sta cazzo di macchina. Allora, do la corrente io, zio. Uccidi gli zombie elettrici, stai attento. E come stanno i zombie elettrici? E tu, accoltellali, accoltellali. Sono uno zombie normale. Tu accoltellalo, però magari mi ha detto che mio fratello che sono più duri, ma a me sembrano normalissimi. È quasi finito, raga. Zio ha quasi attivato tutta l'elettricità. Quindi posso... Ok, perfetto. Perfettissimo, zio. Allora, la prima l'abbiamo attivata. Dobbiamo attivarne 5, zio. Quindi. Visto che si è aperta una cosa lì. Sì. Sento dietro. Ah, ok. Zio, questo è sangue di zombie. Quindi quando mi viene addosso. Ragazzi, quando mi viene addosso questa goccia di sangue, divento uno zombie, cioè divento con l'odore dello zombie. Quindi gli zombie non mi attaccano, vedi, Bebbo? Capito? Ha visto. È molto figa sta cosa, tipo tornare utile sempre. Ah zio, cazzo, sei caduto. Ti vengo a salvare, zio, tranquillo. Richtofen non può morire. Scappa, zio. Sei debole. Zio, scappa. Tutto l'aiuto possibile. Allora, devo proprio un'arma, aspetta. Ok, perfetto. Troppo bella la voce, cazzo, zio, vero? Una figata. Allora, ascolta, dobbiamo farci un giro di casa, tipo. Allora, qui non fa. Allora, dobbiamo uscire in giro, adesso non mi ricordo dove. Che figo, sono zombie. Sono uno zombie, vieni con me. Ok, sono tornato, zio, vieni veloce. Andiamoci a fare velocemente un... il giro delle... di questo... Ma lì sta sul muro, lì. Ma mollalo lì, che se ne frega. Allora, ci sono i pezzi da prendere, adesso mi... C'è un pezzo qui, ad esempio, vedi? Dobbiamo costruire delle cose. Zio, sono senza munizioni. Non so come sopravvivere. Zio, prendi il balista, dobbiamo proteggerti. Guarda quanto sono forti. Facciamo gli headshot, zio, perché qui non muoiono. Headshot, bitch. Andiamo, zio, veloce. Sta vibrando tutto. Grande, ancora. È pieno.
No, ma va. Ma scherzo, beh, prendi il testo grande. Accoltella, accoltella, zio. Accoltella e basta. Che bella la voce. Troppo figa, veramente, una cosa allucinante. Zio, siamo in trincea. Grande, anche munizioni. Vieni qui, capriamo, vieni qui, capriamo, vieni qui, capriamo. Basta con pieno carico, vieni veloce, Richtofen, va. Andiamo... Andiamo qui, vieni qui, che ci cerchiamo qualche arma, dobbiamo attivare, sta cosa, zio. Ah, sono... hai visto? Oh, vieni che, ci prendiamo questo, vieni che ci prendiamo questo. L'MP40. Sì, troppo bello, ci mancava. Questa cosa non me l'ho scordato. Zio, c'è la cassa! Contiene... No, te l'ho detto prima. Dobbiamo attivare... dobbiamo attivare la corrente, però, zio. Troppo lento il MP40. Allora, mi sa che ne teniamo uno in vita, tipo ci facciamo un giretto per vedere. Però io l'ultimo. Tieni, allora, vieni che lo spezziamo, portamolo verso qui. Portamolo verso qui. Ma sì, sicuro muore, eh. C'è il grasso qui, là. Aspettato, zio, aspettato, aspettato, grandissimo. Cioè, che cazzo c'è qui? Che non riesco a fare. Ho fanghiglia. Andiamo, vai, saltiamo. Qui c'è la trincea, zio. Scendiamo, vai, vieni che scendiamo. Dai, è chiuso però, è chiuso, vieni che andiamo qui. Allora, ragazzi, come potete vedere la mappa è un po' un bordello, dobbiamo ancora capire un pochettino come funziona. Dobbiamo attivare sta corrente, mi sa. Vieni, zio, che è l'attivo. Allora, adesso arrivano gli zombie elettrici, zio, uccidi e basta. Ci sono i punti da cui esce, ok? Tu seccali, seccali tutti, quelli che trovi seccali, finché non finisce il secondo... Perfetto, zio, abbiamo spaccato tutti gli zombie. Sì, sì, ne dobbiamo caricare. Se non sbaglio, guarda, aspetta, sono due... Sì, sono sei, sono. Ce ne mancano ancora quattro. Facciamoci un giro, ragazzi. Aspetta, vieni, zio, che possiamo usare la cassa. Che figata, ragazzi. Guardate che figata la nuova cassa, ragazzi. Oh, ce l'ha mani. Cos'è sta cosa? Ah, zio, questo è il... Questo è il... È gigante. Questo è il gigante che sta sfruttando colpi, mi sa. Ah, sì? Mi sa di sì. Vedi il... Che sembra un FAMAS quello, zio. Era un type. Era un type. Ok, c'è lo zombie spettato. Allora, dobbiamo andarcene. Qua troviamo? Buono! Cita da scorpio! Che figata! Almeno aveva ragione su questa cassa. Ok, zio, allora, questo abbiamo attivato, dobbiamo attivarne ancora 6. Quindi andiamo a farci un giro, vieni con me. E dobbiamo aprire questa porta, quindi costa 1250, dobbiamo fare il prossimo round. Va bene, ce la facciamo sopravvivere, secondo te? Il Gobo Wurzeli si trova in un'altra posizione. Ok, uccidi lo zombetto, lo spezziamo? Lo uccidiamo? Uccidi. Ok, andiamo avanti, ragazzi, siamo al quinto round. Fino adesso stiamo un pochettino cercando di capire come funziona la mappa. Come potete vedere, sopra è pieno di aerei che fluttuano, non si sa perché. Ci sono, visto, Bebo? Pieno di aerei. Che bello. C'è anche un dirigibile gigantesco. Sì? Sì, sì. Questa è Samantha. Questa è Samantha. Questa è Samantha, è sedita. Sì, sì, la povera vuole tornare a casa. Oh, povera. Che alla fine comanda anche gli zombie, brutta stanza. Bastarda, ci vuole ammazzare. Allora, zio, rimani qui vicino che ci mettiamo a camperare qui, che dobbiamo prenderci i punti per la aprire sta porta. Non farti buttare giù. O vai tu o vado io. Mamma mia, lo scorpio è una bestia, zio, non hai capito, è solo forte. Doppi punti. Troppo bella, questa voce è fantastica, ma stai scherzando. Mi sta troppo infogando. Oh, Richtofen, non farti ammazzare, eh. Ma... Vieni veloce, vieni zio, vieni veloce, vieni veloce. Aspetta, ci sono i doppi punti. Vabbè, incominciamo a spezzare. Io incomincio ad andare avanti. Vieni qui, zio, ci vediamo il pezzo. Vieni. Tanto ce li dobbiamo portare sempre in giro qualcuno, vedi? Ah, qui ci sono pezzi di roccia. Spacca, ne spezzo uno. Stanno arrivando, perfetto. Spacca, lo spezzo. Non fa! L'ho già buttato. Allora, dobbiamo farci un giro qui, vieni. Facciamoci. Ah, qui c'è qualcosa. Una registrazione. Eh? C'è scritto premi X per riprodurre la registrazione. Ascoltiamo. Oh. Aspetta. No, cazzo. Avviciniamoci, zio, ascoltiamo. Ok. C'è un banco da lavoro qui. Dimmi di questa bambina che ci parla. Non posso mettere il pezzo. Siamo da qui che ci uccidono, corre. Sì, sì, andiamocene via, zio. Sali sulle scale. Vieni qui, ci sono le scalinate. Sali qui, vieni. Vieni qui. Sono le scalinate qui sopra. Ce la facciamo a resistere, zio? Ce la facciamo? Sì. Perfetto. Allora... Ho trovato l'altro pezzo della roccia per la canzone, zio. Se trovi l'altro, perfetto. Zio, cosa ho trovato? Aspetta! Buono, boh. Sangue, ok. No, me ne devo andare io, allora. Scappa via, ci penso io a aiutarti.
Io ho aperto una porta. Dio, cerco di salvarti il culo. Dove sei che ti vengo a aiutare? Questa cosa del sangue di zombie, ragazzi, è una cosa fiammante, nuova. Non so dove hai aperto la porta, zio, perché non ti trovo. Sì, sì, ah, ok, ti vedo, vai, ti vedo, sono vicino a te. Allora, mi sono quasi finite le munizioni del FAM, sali su, vai tranquillo. Sì, sì, facciamo un bel giro, guarda che bella la mappa. Cioè, è una cosa allucinante, ragazzi, è una cosa fighissima, ragazzi. Cioè, è una cosa allucinante questa mappa, è veramente gigantesca. Boh, gli zombie, vabbè, sono i classici di Maxis, quelli con gli occhi rossi. Il Richtofen li conoscete tutti, ragazzi, hanno gli occhi azzurri. Se qualcuno di voi ha fatto le mappe zombie che ci sono su Call of Duty 1, su Black Ops 1, vi avrete visto che nelle nuove mappe, nelle vecchie mappe ci sono gli zombie con gli occhi rossi, perché Maxis, cioè nella piramide mi sa che c'era Samantha, se non ricordo male. E poi, oh, e poi su Moon ci va, se non sbaglio, nella piramide. Gigante! Dove? Guarda su. C'è, che figata, ragazzi, guardate! Mi ha sfiorato. Zio, non andare nelle... Oh, cazzo, vieni come, zio. Oh! Cazzo, mi stavo per buttare giù. Scendi giù. Oh, siamo arrivati a qui, zio. Zio, dobbiamo trovare munizioni, altrimenti siamo nella merda. Vieni che vado a prendere le munizioni del... munizioni istantanee! Pure lì dietro? Ammazza. Carica. Si carica un cazzo, zio. Sto comprando le munizioni. Dove sei, zio? Dove sei scappato? Sono in mezzo, sono sempre qui. Ok, perfetto. Spezziamone uno, zio, tenine uno in vita, che adesso sono gli ultimi. L'ultimo. Eccolo qui, aspetta che lo spezzo. C'è l'istantanea. Sì, tranquillo, ce ne sono due. Ah, tieniti tu, vai. Vieni verso di me. Zio, no! Ammazzalo! No! Fregatene, non c'è problema, dai. Proviamo un altro round, riproviamoci. Ragazzi, la prima è andata così, purtroppo la stiamo cercando di conoscere un pochino questa mappa, come sapete. Dobbiamo imparare un pochettino il tutto, vedere come funziona, cosa dobbiamo fare. Come potete vedere dietro c'è il gigante, una cosa allucinante, veramente figa. Questa cosa di ritornare ai vecchi tempi, come era su, non su Black Ops 1, ragazzi, ma sì, anche su Black Ops 1 alla fine. Comunque sia, ritornare ai vecchi tempi con Nikolai, Dempsey e gli altri è veramente una cosa fighissima, perché comunque sia, loro sono giovani ed è tipo, mi sa che è Prima Guerra Mondiale, vero? Se non ricordo male. Sì, siamo nel 1918. Ok, Prima Guerra Mondiale, ragazzi, quindi è una cosa veramente bella, fighissima, e soprattutto, la mappa è veramente fatta bene, grande, divertente, gli zombie arrivano da ogni parte, siamo in una trincea, una specie di trincea alla fine, un pochettino futuristica, perché ci troviamo con delle porte un pochettino versione Star Trek, alla fine. Allora, ripartiamo, zio. Sappiamo già cosa fare, prendo il pezzo io. Ho preso già un pezzo. Allora, il primo pezzo è stato preso. Dobbiamo attivare. Ti porterò via da qui. Sì, dottor Cripto. Una registrazione, zio. Una registrazione ho trovato. Vieni qui. La chiave della nostra sopravvivenza. Ah. I convertitori ci daranno qualche speranza di sopravvivenza. Io mi fido di tutto. Ok. Credo comunque che dovremmo continuare. Penso. Ok, penso che stia parlando del bastone. Non mi ricordo. Del bastone. Ho capito. E poi delle pietre, mi sa che sono i meteoriti, tipo roba del genere. Potrebbero essere quelli, perché ragazzi, non sappiamo bene il DLC. Non sappiamo bene l'easter egg ancora. Dobbiamo informarci un pochino. Zio, attivo la corrente, va bene? Sì. Così cominciamo a ammazzarli. Dovrebbe bastare una coltellata. Sì, basta una coltellata, zio. Ammazza con una coltellata. Ok, abbiamo attivato la corrente. Sono diventati come me. Mamma mia, questa voce è allucinante. È una figata. Ha finito. Perfetto. Ah, il primo settore è stato attivato con l'elettricità, zio. Quindi, ecco quella di sangue. Ah, volevi prenderla tu, zio, per caso? No, tranquillo. Perché tanto dobbiamo prenderla, tanto devi provarla anche tu. È la stessa cosa, te la faccio vedere poi.
Cioè, ma questa voce è veramente fighissima. Doppi punti, non l'ha fatto, cazzo. Tripla, zio, ho fatto tripla con la pistolina. Allora, dove apriamo? Cioè, andiamo a aprire qui giù. Sì, qui giù, andiamo a aprire qui su. Vicino alla cassa. La cassa... Allora, mi sa che è qui, no, vero? No. Sì, è qui, vieni, zio. Vieni, Vicky, andiamo. Allora, aspetta che prendi i pezzi. Ci dovrebbe essere qualche pezzo qui, tipo. Ah, hai preso la roccia verde. Hai attivato la cosa per la canzone? Sì, sì, attivato. Ok, allora, vieni con me. Dove sei? Non ti va. Problema è che non trovo l'uscita, ecco. Ah, eccoti, vieni su qui. Vieni qui, Richtofen. Dai, andiamo. Allora, qui c'è anche il fucile, l'870. Ehi, uscire. No, non prenderlo, però fa schifo. No, te lo prendo. Vabbè, comunque sì, apri questa porta. Andiamo. Allora, vediamo qui. Qui ci dovrebbe essere il pezzo. Un pezzo, eccolo qui. Registrazione significa. Stanno arrivando un bel po' di zombie. Ok, dobbiamo attivare questo. Sì, dobbiamo attivare questa, cosa. Dobbiamo attivare la. La cassa nuova. No, vieni qui. Vieni che ci prendiamo le MP40. Dove sei? Cazzo! No, non hai capito, zio! Sono. Dove c'è la cassa? Dove abbiamo provato la cassa l'altra volta? Cerco di sopravvivere. Cazzo! Un'arma al muro, ma è un po' difficile perché non riesco a prendere ogni volta le cacce, cioè a prenderci un'arma decente, capito? Zio, mi hai già superato, ti vedo che stai andando più avanti ancora. Sono morto pure, mi sa perché sono stretti quegli angoli. Sì, ho visto. Fanculo. Fregate, riproviamo ancora al terzo round, ragazzi. Stiamo cercando di farvi vedere un pochettino la mappa. Noi proviamo, come sapete, sempre la prima prova per vedere un pochettino il tutto. Vedete, c'è ricette, c'è scudo zombie, drone maxi, parti del bastone e parti musicali. Dobbiamo trovare un po' di tutto e soprattutto dobbiamo catturare. Dove è scritto catturato dovrebbe essere i settori da attivare con l'elettricità. Non è solo non è come su Buried, su Mob of the Dead che tirate una leva e attivate un set, cioè attivate l'elettricità in tutto. Come potete vedere dobbiamo attivare in 6 settori e quindi in questi 6 settori si attiva l'elettricità e se c'è la cassa in quel settore e l'abbiamo attivata l'elettricità, possiamo utilizzare la cassa, possiamo fare i tentativi e cercarci un'arma decente. Più che altro stiamo cercando di trovare cosa possiamo trovare, lo Jägermeister, no scherzo, il Juggernog, la Speed Cola e il, come cacchio si chiama, il Double Tap, roba del genere. Comunque sia, ci servono un pochettino di bibite per poter sopravvivere al meglio dentro la trincea, perché comunque sia gli angoli sono sempre stretti e quindi è un casino muoversi in questi cazzo di zombie. Allora, prendiamo subito, prendi questo pezzo. Uno, attiviamo la registrazione, una attivata. Allora, è un casino, ragazzi, veramente difficile sta mappa. Cioè, è difficile adesso all'inizio perché ovviamente non la conosciamo. 115. La chiave della nostra sopravvivenza. Richtofen qui non aveva ancora perso la testa, se te ne sei accorto, Bebo, vero? Lo vedi che parla tranquillo. Sugli altri giochi è impazzito, raga. È impazzito, fuori di testa. Grande. Ascolta, ma questo che sta parlando, se non sbaglio, è Maxis, giusto? Sì. Perfetto, sta parlando Maxis di Richtofen, perché comunque sia prima erano colleghi e tutto filava liscio. Chissà dove cazzo è finita Samantha, io vorrei scoprirlo. Cioè, non vedo l'ora di fare l'easter egg, ragazzi, ve lo giuro, ve lo farò vedere questo. Se ce la faccio ve lo faccio vedere, lo registro pure. Magari cercherò di farlo sempre con Bebbo, perché almeno lui è il mio compagno di avventura. Direi di attivare la corrente. Allora, vai, attiva. Ah, ti voglio, fermo. No, cazzo, perché hai tirato tu? No, vabbè. Ok, ho già finito le munizioni, vaffanculo. Ma pure gli zombie ci sono, che palle. Vai, a coltello. Ce la fai? Sì, di un po' fino. Munizioni? Prendi. Troppo bella questa cazzo di voce, Dio santo, è una fantastica. Prenditi il sangue, zio, provati il sangue, vai. Provati il sangue. Ok. Figo, sei uno zombie. Questo non ce l'ha. Ma andiamo, zio, vieni. Ah, qui, dobbiamo andare qui, vieni, dobbiamo aprire sta porta. Ma sei tu, Richtofen, io sono Dempsey. Vabbè, andiamo. Questa porta era, zio, questa? No, l'altra, questa. Ok, andiamo nell'altra, questa qua, dai che la apro. Andiamo. Ok, andiamo avanti. Allora, dovevamo provare la cassa, dove cazzo era? Dovevo prendere il pezzo. Non ricordo. Cerchiamo di.
Zio, aiutami un pochettino perché io sono senza quella cosa. È appena finita anche a me. Ok, andiamo avanti veloce. Vai veloce, vai veloce. Allora, qui c'è la seconda cosa da prendere. CD, ok, ho preso il CD. Armi ci servono. Sì, 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 lo so. Vieni qua che prendiamo questa cosa. Beh, B40. Prendi cosa, prendilo tu. Proteggimi un attimo. Fammi fare un po' di punti, che così mi prendo anche io la B40. Ok. Vedi che dobbiamo attivare questi cazzo di cose. Perfetto, fammi fare un po' di punti, va. Grande. Richtofen si incazza, zio. Allora, mi sa che attiviamo l'elettricità, bebo. Sì, sì, attiva tutto. Aspetta un attimo che sto controllando. Dove cazzo è il coso per attivare l'elettricità? Ah, è qui fuori, vieni. Attivitate voi, oh. E voi, oh. Vai, zio. Perfetto, adesso arrivano quelli zombie elettrici. Ah, un colpo, zio, solo un colpo. Ehi, vabbè, ho visto. Ok. Perfetto, abbiamo attivato, abbiamo fatto. Ci facciamo due tentativi di cassa, zio, vieni veloce che ci mettiamo vicino alla cassa. La cassa è pronta, fatti un tentativo tu, vai, incomincia. Io ti proteggo, vai, ti proteggo io. Mi do una super. Vabbè. Ray, ah no. Vabbè, fai provare. Doppia 5. Va a cagare, fucile a pompa di merda. KPSG. Bomba! Cazzo che figata ragazzi, questa voce veramente mi sta infogando troppo. Allora, se riusciamo, se l'ultimo zombie non muore lo spezzo, fermo che lo spezzo. Ah, vabbè, tanto dobbiamo ammazzarli comunque, siamo senza soldi. Ho fatto il sangue. Buono, tieniti il sangue. Fatti un tentativo di cassa veloce, vieni qui che ti fai un tentativo così almeno sei un po' a posto. Ok, dai. Buono! Prendilo! Uno scaracca. Sono intrappolata da qui, voglio solo andare a casa. Pure questo è un po' brutto come posto per sopravvivere. Aspetta, dobbiamo fare due tentativi, più che altro c'era un'arma, più che altro mi serve solo un'arma. Forza. Oh, guarda cosa ho trovato! Allora, vedere? Vabbè, qua. Thompson? Sì, Thompson. Cioè, più o meno, Thompson. Ma che cazzo è, zio, una bestia quest'arma. Vieni con me che ce ne andiamo via, vieni che andiamo avanti noi nel frattempo, vieni. Ok. Allora, la seconda l'abbiamo attivata, c'è il dirigibile sopra. Dobbiamo aprire sta porta, giusto, zio? 1250, aspetta che mi faccio un po' di punti. Aspetta che mi faccio un po' di punti. Me li faccio io un po' di punti così almeno apro subito. Vieni che andiamo. Vieni. Andiamo. Questa è pronta. Aspetta che prendo il coso per attivare la canzoncina. Dobbiamo attivare la canzoncina anche, ragazzi, ve la vogliamo far sentire. Ok, possiamo anche andarcene da qui, se non ci chiudono. Sto cercando più che altro, sai cosa? Il pezzo di pietra verde, l'hai attivato tu? No. Ok. Allora forse è su, sali su. Allora, qui, eccola qui, la vedi? Ehi. Ok, il secondo è preso. Ragazzi, proviamo a farvi ascoltare anche la canzoncina di questa nuova mappa. Speriamo di trovare l'ultimo pezzo di roccia. Questi pezzi blu, non so che cosa sia. Mi sa che è l'elemento 115, vero? Sì, sembra. Sembrerebbe l'elemento 115, boh. Ah, questa quanto costa di porta? 1500. Sto blu acceso. Ok, allora. Manca uno zombie, però anche se abbiamo. Cioè, dobbiamo aprire per forza quella porta lì su che ci porta al, diciamo, al campo di. Cioè, alla trincea vera e propria, fuori, giusto? Dobbiamo andare in. 5-7 da comprare sul muro. Cosa c'è? La 5-7. Ma vaffanculo, se la possono ficcare nel culo quella cazzo di pistolina di merda. C'ho due armi allucinanti, cioè più o meno allucinanti. Mi ha dato connessione interrotta. Ok, perfetto. Ah, mi ha fatto cagare. Lo uccidiamo? Sono zombie. Vabbè, dobbiamo fare un po' di punti. Shot bitch, cazzo. Sono al sicuro. E ovviamente è l'unico punto. Cioè, pensavo fosse. Ah, io sto cercando loot. Eccoli qui, trovati. Bomba, zio, un po' di punti ci facciamo, almeno 400. Vieni con me. Che apriamo qui su, vieni che apriamo. Andiamo, vieni. Perfetto, siamo anche fuori, ragazzi, di nuovo fuori.
Dove eravamo prima? Allora, eccoci in guerra, dai, ragazzi. Allora, dove cazzo è il gigante? Non si sa. Eccolo qui, ragazzi! Lo vedete, ragazzi? Sali qui. Mi ha convinto che quella voce fosse un messaggio degli antichi. Aspetta, che il gigante ti può ammazzare, stai attento. Devi stare attento alle parti dove ci sono. Con la forma del piede, diciamo. Troveremo molti non lo. Ecco! Forte. C'è cattivo, guarda! Lo so che è una figata! No! E dai, che puttanata però! Ma Dio! Dio santo! Sparali tutti, devastali! Sì, adesso che c'ho le armi posso. Vai, devastali tutti, zio. Ammazzali finché puoi. Io cerco di avvicinarmi. Vieni che ti proteggo, vieni che ti proteggo io. Carico. Grande, zio. Vai tra. Minca, brutti stronzi. Blocca il round. Blocchiamo il round, vero? Sì. Perfetto, aspetta che lo blocco, aspetta che questo stento che c'è. Non spararlo! Con questo fango mi muovo a stento. Eccolo lì, ecco, l'ultimo. Questo è l'ultimo, vieni verso di me. Qui passa il gigante, eh. Vieni verso di me tu. Ma della scarpa. Zio, vieni! Ah, oh, no, bisogna aprire! Bam! Spezzato, zio, grandissimo. Ok, vieni. Arriviamo, eh. Vai, andiamo, faccio un giro, vediamo un pochettino com'è tutto qui, che non ho ancora visto. Escavazione. Questo non è niente, vai, sali su, vai. Che cazzo è sta cosa, ragazzi, una cosa allucinante. Questa, qui c'è la pack-a-punch, la vedi? Quella sì. Ragazzi, qui c'è il pack-a-punch, non potete vedere. La porta più bassa che tu sei il guarda. Ma vaffanculo. Aspetta, vieni con me, ci sono anche delle macerie lì, possiamo andare anche lì, vieni con me. Dove sei? Aspetta, questa parte non l'abbiamo vista, vieni. Questa cazzo di fanghiglia, ragazzi, mi fa camminare lentissimi. Allora, andiamo qui. Vieni. Facciamo un pochettino un giro in trincea, perché dobbiamo vedere un pochettino come tutta la mappa. Io non l'ho ancora vista. Ah, guarda, si può salire anche da qui. Vediamo se ci sono anche macerie qui per entrare nel pack a punch. Sicuramente ci saranno. No, si può entrare. Ah, sì, anche qui, le vedi. Ok, il pack a punch dobbiamo rinforzarlo per forza dopo. Cioè, dobbiamo prenderlo per forza dopo. Invece, andiamo qui, vediamo un pochettino di andare in quel punto. Dove sei? Dove cazzo è il gigante? Tu lo vedi? È qui a fianco! Non l'avevo visto. Ok, c'è lo zombetto, dove sei? Vieni qui. Ce la fai aprire questo? Costa 1250, vai. Facciamoci un giro, dobbiamo vedere un pochettino tutto qui. Cosa c'è? Ah, qui dobbiamo attivarlo. Attiviamo, sei pronto? Fatto il round. Vai, andiamo avanti. C'è la stamina, tra l'altro ho visto. Sì? Dietro. Anche tu. Tu copri le mie, copri le tue. Vai. Controllo. Ok, perfetto. Abbiamo anche fatto questo. È molto veloce questa. Oh, munizioni, zio! Scusa se l'ho presa subito, perfetto. Ma mi stavano ammazzando. No, hai fatto benissimo. Scappa via. Vi prego. Dobbiamo cercare il Jagger. Ma vaffanculo, sta manta di merda. Vaffanculo. Sì, ma vai a fare in culo, Samantha, che ci vuoi morti. Non funzionano con me, Samantha. Che strano, vedi? Anche Richtofen lo sa. Mi sulla destra c'è l'altro, guarda bene. Cosa? Dove? Qui, aspetta, vieni, seguimi. Vai, ti seguo, vai. Minchia, muoviti, siamo nella fanghiglia. Ok, lo vedo, vieni. C'è un tavolo da lavoro. Attivalo, incomincia ad attivarlo. Ok, aspetta, non lo trovo. Ma cos'è, abbiamo anche dei zombie in mezzo? Scappa, corre, fila. Sì, sto scappando. Indovina un po' chi ti ha ucciso. Grande, minchia, non hai capito. Li ho saltati, ho fatto tipo bungee jumping. Zio, 2 per. Grande. Andiamo, facciamo un po' di punti, ragazzi. Siamo già a 3390, mi serve il Juggernaut, no, zio. Io sono zombie. Grande, zio. Ah, venuti a me. Cerca di uccidere quel cazzo di zombie. Dio, ho ucciso l'ultimo, vaffanculo. Guarda queste cose, corre. Lo so, è quella che ti dà il sangue di zombie. Ah. Lo dobbiamo rifare questo, scommetto, sì. Vai, attiva. Ah, subito? Sì, vai ora. Stanno circondando. Mi sono addestrato a lungo con queste armi.
No, anche di nuovo lì zombie qua. Fatto zio, l'ho fatto io, tranquillo. Ok, che lo sa. Vieni come zio. Oh, aspetta, il Juggernog! C'è il Juggernog! Sì, l'ho visto. Prendiamolo, veloce! Io muoio altrimenti! Aspetta, fai finire. Vai via da lì. Preso il Juggernog, l'ho preso. Sono a posto io. Bravo, c'è il Giga. C'è quello zombie con l'armatura. No! Scappa! Scendi giù, corre. Se puoi scendere, scendi giù. No, zio, ce l'ho dietro. Mi sa che ce l'ho dietro. Ce l'ho con me. Ammazzalo. Ma sei pazzo, ma sei fuori. No, sono chiuso, corre. Dove cazzo sei? Non è una stanza chiusa. Ti vengo a prendere. Che le stanze erano portali aperti per le canzoni degli antichi. Ma vai a fanculo, sei ammanta di merda. Ho provato a sparargli la testa come il gigante di Mob of the Dead. Cosa gli hai fatto? Ha fatto esplosione. Però non è morto. Quindi sta seguendo a me. Dove cazzo sei, Dio santo? Cioè, minchia, dove cazzo sei? Ce l'ho dietro! Vabbè, non entrare nella caverna, consiglio. Anche zio, non so neanche dove cazzo sei. Ok, ti vedo. Sto arrivando, zio. Ti salverò a tutti i costi. Corrale. Vai che ti salvo, zio. Andiamo. Scendi giù. È chiuso. No. Spara lo stronzo tu. Dov'è? Vieni. Spara la fiamme, non so. Sparalo. Sto ricaricando. Spara la testa. Morto, vaffanculo, okay. Figlio di puttana. Un bastone, grandissimo. Dai. Cambia arma. Sì, hanno munizioni. Prendile. Grande, sì, cazzo. Vai. Arma, guarda che bastone. Come attraversare il vuoto. Seguite le loro orme. Ma vai a cagare, Samantha. Non rompere il cazzo. Dov'è che ha fatto Max? Non lo so. Giocano qui. Vieni qui. Non sono io. Prendi qua. Andiamo via da qui, corre. Vai dove c'è un bel po' di spazio per girare. Non ce ne vedi, vieni con me. Ah, io sono. Ormai ho cambiato la strada. Vai dall'altra parte, vai. Ne avevi un bel po' dietro. Dei bastoni, Samantha. So che il loro potere. No, veramente questo scaracca è veramente forte. Sì, ma anche capo. Questo cacchio di. Specie di come si chiama quello che mi hai detto? Sì, Scorpion. No, l'altro. Come si chiama il. Cioè, vabbè, qua si chiama M1927, zio, sei morto. Perché sei morto? Perché mi hanno chiuso. Ci sono passaggi stretti, che no. Oh, Dio santo. È morto subito. Dove sei, zio? Dove sei? No, è morto subito il personaggio. Perché è morto? No, ma che palle, zio, sei morto. Ti ho detto le parti strette, qua, tipo queste. Che palle, non ci credo. Ti fai questa ronda da solo, non ne ho punti, pare. Io ci provo. Vado verso la casa, così ti fai un tentativo. Sì, se vuoi sì, tanto. Dai, provo ad andare verso lì, così ti fai un tentativo, se. Allora, vediamo un pochettino se riusciamo a muoverci a questo punto. Ragazzi, mi sto incasinando. Cosa pensi che ci sia lì? Minchia, quanto c'è fango qui! Cioè, non cammina! Bello il Thompson. Dio santo. Ah, il Thompson, bravo. Ah, anche loro vanno lenti, vedi? Che cazzo è? Attento. Ok. Ma sei fuori. Stai chiudendo, esci. Ti sto andando via. Anche all'inizio qui, ok. Zio, mi prendo il quick revive per te, va bene? Vai. Ok, abbiamo preso il quick revive, ragazzi. C'è una porta da aprire. No. Scappa, corre che ti chiudono. Non fai in tempo. Sembra semplice, vero? Dio! Cazzo, manate a pressione, ma non ci credo. Vabbè, chiudiamola qui per oggi, dai. Cioè, per questa volta. Proveremo a fare un altro round qualche altra volta, perché è veramente una figata questa mappa, allucinante. Questo zombie, ragazzi, cioè questo zombie, questo gigante che vedete dietro è una cosa balorda. Veramente figa, ragazzi. Comunque sia. Un'ottima mappa. Sì, un'ottima mappa, ragazzi. Se dovete comprarla, se dovete prendere l'ultimo DLC di Call of Duty, io ve lo consiglio tantissimo, perché io adesso ho provato
solo la mappa zombie, ma posso confermare che è veramente una figata. È difficile, ma soprattutto l'easter egg da fare che libera Samantha è una cosa strepitosa, quindi ve la consiglio tantissimo. Che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto in compagnia di Bebo e spero di poter fare altre partite insieme a lui, ovviamente sempre su questo Origins, il più presto possibile. Vi abbiamo fatto vedere un pochettino la mappa, quello che siamo riusciti a vedere, ma principalmente abbiamo visto un gran pezzo di mappa, perché sicuramente abbiamo esplorata quasi tutta, da quello che posso vedere. Io poi ovviamente mi informerò anche sui video di qualche altro youtuber bravo, che comunque sia si mette a giocare molto a zombie, e vedrò che punti ci mancano, dove poter trovare certi magari speed cola, o magari lo esploreremo tutti e due, cioè lo esploreremo io e Bebo per voi insieme, lo guarderemo, lo cercheremo bene. Che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, se avete apprezzato il mio ospite d'onore di questa volta, che è Bebo92. Anche Bebo ovviamente vi saluta per questi ringraziamenti finali, per aver goduto di questo video, e ovviamente spero sempre che voi abbiate apprezzato il nostro sforzo di farvi vedere all'inizio e subito la mappa zombie, magari se siete indecisi se comprare o meno il pacchetto. Quindi da Cure93 e Bebo92 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao a tutti.